Buongiorno, oggi è il 20 agosto, leggiamo un testo meraviglioso di Matteo 22, dove Gesù spiega qual è il più grande dei comandamenti, amare Dio, e poi aggiunge immediatamente dopo che il secondo è simile al primo, amare il prossimo tuo come te stesso. Vuol dire che i due comandamenti fondamentali sono intrecciati, si rimandano, si alimentano, diventano un circolo virtuoso se noi vogliamo. C'è differenza tra amare Dio e amare il prossimo nella misura in cui noi preghiamo per qualcuno, nella misura in cui noi offriamo da bere a qualcun altro. Ecco, poi oltretutto credo che ci sia una sintesi estrema di questi due comandamenti proprio nella vita di Gesù. Gesù, in ogni suo gesto, in ogni sua azione, ha amato contestualmente Dio e ha amato contestualmente il prossimo e ha trovato un amore così grande nel rapporto con Dio, nel lasciarci amare dal Padre, perché anche questo è importante, non è soltanto amare, ma anche lasciarsi amare. Un amore così grande ha trovato nel Padre che poi ha voluto amare anche tutti i fratelli, tutte le persone che ha incontrato. Ecco, comunque, in ogni caso lasciamo che il circolo virtuoso dei due amori ci porti davvero dove il Signore ci desidera tutti. Ciao, fate i bravi.